Il carnevale in Irpinia, grande festa nei piccoli comuni, una tradizione che si rinnova anno dopo anno a Savignano Irpino nel segno della continuità. Siamo alla nona edizione e io non smetto mai di ringraziare questa associazione stupenda che è lo Strungone, che ogni anno con fatica organizza questo evento che, come lei vede, poi non fa altro che riunire le persone di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi. E la cosa bella che devo dire, quest'anno c'è stata una grande partecipazione di un gruppo di giovani che ha sviluppato con maestria, anche quindi sotto la vigilanza di questi anziani, questi leader di questa associazione, che poi sono persone conoscitori di arti e mestieri, dei carri di propria mano. Quindi, come vede, cresce anche l'entusiasmo dei giovani nel ripercorrere quelle che sono poi queste belle tradizioni e anche la capacità poi di inventare e di realizzare. Ringrazio anche le altre associazioni che hanno deciso di unirsi con quella dello Strungone per dare così vita al nostro bel paese, e quindi scontento quest'anno di vedere questi bei carri sfilare per la prima volta a Savignano Irpino da quando ha il titolo dei borghi più belli d'Italia. Facciamo il nostro meglio, facciamo di fare. Poi meglio di così questo non possiamo fare noi. Questo possiamo fare. Un bel giro tondo di carnevale. Sì, quest'anno abbiamo trovato quest'altra soluzione in questa bellissima piazza adibita per l'elicottero, però in questa occasione penso che non ne arriva un elicottero. Niente, anche quest'anno forse siamo riusciti nell'intento, quello di animare un po' queste nostre comunità che, come diciamo sempre, in questo periodo vedono uno stato di abbandono e di tristezza, quindi oggi l'intento è riuscito, vedo che c'è tanta gente, tanta partecipazione e ci fa immensamente piacere, quindi abbiamo anche il piacere di ospitare la scuola di ballo Anna Dance con dei bei costumi, con tante belle danze. E questa è una delle novità. E quindi questa è una delle grandi novità di quest'anno. Noi ogni anno cerchiamo di portare qualcosa di nuovo, quindi nel nostro piccolo, ecco, però ci riusciamo a fare qualcosa. E poi i carri, eccoli uno a uno.
Cari, noi come al solito cerchiamo di mantenerci sempre sul tema bambini, sul tema, diciamo, facciamo qualcosa di rivolto a un pubblico di bambini, un pubblico, quindi ci manteniamo sul discorso cartoni animati, quindi questo è uno che va per la maggiore in questo periodo, Mascia e Orso, quindi col coniglietto, con le api, con un po' con le varie scenette di questo cartone animato. Poi l'immancabile trenino che sta arrivando. Noi abbiamo l'immancabile trenino che ogni anno cerchiamo di personalizzarlo su un tema. Quest'anno siamo sul tema americano, quindi perché abbiamo anche un carro che riguarda un po' l'argomento della politica americana. Quindi è anche il nostro punto di forza il trenino che raccoglie sempre tanta partecipazione di bambini. Poi sempre mantenendoci sul tema dei bambini, è anche un po' rivolto all'ambiente marino in questa occasione. Questo è un carro che hanno curato in modo particolare, ci tengo a sottolinearlo, il gruppo dei giovani che fanno parte della nostra associazione, quindi rappresenta un po' quello che è il film di animazione Alla ricerca di Dory, il seguito della ricerca di Nemo, che sta un po' sia per questo e anche per quanto riguarda proprio la salvaguardia dell'ambiente marino, ecco, diciamo, facciamo anche un discorso di ecologia. Poi sempre a riguardo discorso bambini, cartoni animati, abbiamo i Minions, un altro cartone che va anche forte, vedo sempre sulle varie TV rivolte ai ragazzi, quindi anche questo è rivolto sempre al discorso bambini, perché è il nostro pubblico che ci dà sempre piacere, è quello che riempie la piazza, ecco. Quest'anno certo non poteva mancare quello che l'attualità, la politica, l'uomo politico per eccellenza del momento, insomma, quello che diciamo è quello che un po' sta sulla bocca di tutti, sia nel bene che nel male, insomma. Quindi abbiamo rappresentato un po' quelle che è stata le ultime vicende politiche americane, cioè Donald Trump, certo. Che giustamente no, pensa che non mancherà in nessun carnevale del 2017, quindi abbiamo cercato anche noi di fare nel nostro piccolo. Poi c'è la Clinton, amareggiata, la vediamo molto arrabbiata, e poi dietro spunta anche una nostra conoscenza, un nostro politico, il nostro amico Berlusconi che, insomma, che si affaccia all'orizzonte, che cerca di inseguire Trump, che quindi stanno un po' sulla stessa lunghezza d'onda dal punto di vista economico, quindi sono amici, quindi buttano via la Clinton, dice togliete di mezzo. Che no. E poi abbiamo... Questo abbiamo un carro che ha allestito da Anna Dance, quindi che ha portato un po' di bambini, un po'... che ci ha animato questo carnevale, che colgo l'occasione per ringraziarlo non una volta ma diverse volte. E questo è il nostro carnevale di quest'anno, adesso siamo ancora all'inizio della sfilata, proseguirà... Tra un po' entreremo nel cuore. Proseguirà per le varie stradine del paese, poi si concluderà all'auditorium con una bella serata di musica, balle e gastronomia. Senza dubbio il ballo, la novità di quest'anno con Anna Dance.
Sì, quest'anno abbiamo fatto una cosa molto speciale in collaborazione con l'associazione Lo Struncone. Il primo anno che partecipiamo, ho portato il gruppo folk della mia scuola con tutti i bambini qui presenti e vi dico che è una serata bellissima, stiamo animando tutto il carnevale. Tante iniziative portate avanti dalla vostra associazione con grande successo. Sì, sicuramente, stare in mezzo ai bambini e agli adulti è fenomenale, portare allegria, gioia un poco a tutti quanti. Ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Veramente è andato tutto bene, quest'anno è stato il top di più gente di tutti gli altri anni. È stata veramente fino adesso una bella festa. Una bella partecipazione, tanti sacrifici. Ah sì, tantissimi sacrifici. Sono oltre 2 mesi di lavoro per fare questi carri, però c'è la soddisfazione che c'è popolazione, c'è gente che vengono e ci piace. Già apprezzano, sì, quelle che facciamo. Eccola qui la squadra vincente, grande partecipazione e anche una forza importante, quella dei giovani. Certo, e merito anche loro, anzi particolarmente diamo a loro il merito perché sono loro che ci danno lo sprono per continuare, ci danno la forza per andare avanti. Quindi grazie, veramente un grazie particolare ai giovani, di cui abbiamo una valida rappresentante qui a fianco a me. Grande soddisfazione. Sì, quest'anno c'è molta affluenza, il tempo ci ha aiutato e siamo contenti anche di questo.